classica di formazione e blogger ormai dal 2006. Motivo per cui mi occupo di blog, in questo caso di oggi mi parlo di blog, è perché dal 2007 sono entrata a far parte del gruppo ricerche di Genova dell'Istituto Internazionale di Studi Ligui, all'interno del quale sono entrata nel progetto di ricerca di Matteo Sicios, Comunicare l'archeologia. Insieme all'epoca decidemmo di aprire un blog, che era il blog di Comunicare l'archeologia, che voleva essere vetrina del progetto di ricerca e si poneva un po' come aggregatore di notizie di archeologia riguardanti la Liguria. È stato un bel esperimento che è durato fino al 2011, anno in cui il blog è stato chiuso dalla piattaforma Megablog su cui l'avevamo aperto, lasciandoci insomma come un palmo di naso. L'esperienza però maturata in questi anni mi ha spinto a interrogarmi proprio sulla funzione del blog, se può essere effettivamente un efficace mezzo di comunicazione archeologica. La risposta, lo dico subito, è sì, però dietro ci vuole parecchio lavoro da fare, perché non basta semplicemente mettere in rete due notizie di archeologia per fare della buona comunicazione. Ci vuole piuttosto preparazione, formazione e conoscenza, almeno di base, del mondo del web 2.0. Brevemente come intendo strutturare l'intervento. Innanzitutto una prima parte su che cos'è un blog, quindi la sua struttura e le regole di sopravvivenza a cui deve obbedire. Quindi passerò, poi mi focalizzerò sui blog di archeologia in Italia. Per farlo ho condotto un'indagine su 50 blog di archeologia presenti nella blogosfera italiana. Di questi ho analizzato gli autori, i linguaggi, i contenuti e il pubblico. Vi dico fin d'ora che ho inserito nella mia indagine anche i blog di pseudoarcheologia o fantarcheologia, a seconda di come la vogliamo chiamare, e si spiega così il sottotitolo del mio intervento, perché voglio far riflettere sul fatto che nel web 2.0 sono cambiati i valori della veridicità e della fondatezza della notizia, mentre emerge e diventa sempre più importante il concetto di popolarità, con tutte le conseguenze che comporta, soprattutto almeno nel nostro campo, nella comunicazione archeologica. Poi infine concluderò con una breve bibliografia e sitografia, giusto per darvi degli input, per degli approfondimenti sui vari temi che vado a toccare, nonché la lista di tutti i 50 blog che ho analizzato. Dunque, che cos'è un blog? Un blog è una piattaforma personale online totalmente gratuita per l'autore del blog, il quale è libero di gestire totalmente come vuole, come meglio crede, i contenuti in categorie e menu personalizzati. La struttura è molto semplice, ricorda un diario, con il post più recente messo in alto in home page e a scalare i post via via più vecchi, fino ad arrivare a fondo pagina quando i post più vecchi ancora vengono riuniti in un archivio storico. Le strutture dell'informazione di un blog sono dunque l'autore, il titolo e la data del post. Il post naturalmente che occupa una pagina specifica, una pagina web per sé, e questo incide molto sull'indicizzazione del blog su Google. Poi la possibilità per il lettore di inserire dei commenti e la possibilità per l'autore di etichettare ogni articolo con i tag. Il successo di un blog dipende, come già accennavo, non dalla fondatezza della notizia che riporta, né tanto quanto dall'autorevolezza dell'autore, ma dipende soprattutto dalla popolarità. Popolarità che il blogger ottiene inserendo specifiche parole chiave nel suo post e ritrasmettendo il link al proprio post su altri blog, sul suo stesso blog, su altri siti, su aggregatori di notizie, su social network. In modo che, perché praticamente la cosa importante per la popolarità di un post è l'indicizzazione su Google. Il page rank di Google, il logaritmo fondamentale su cui si basa tutta l'indicizzazione dei contenuti che si possono trovare nella rete, alla fine, dicendolo terra terra, si basa proprio sulla quantità di link che un post riceve. E più link riceve, più cliccate riceve, più popolarità ottiene. Esiste un vademecum fin dal 2005, datato 2005 però valido tuttora, sulle regole fondamentali per scrivere un buon post, e sono la facilità di pubblicazione, la scopribilità, ovvero l'utilizzo di parole chiave, le conversazioni tra siti, che sono i rimandi tra link, il permalink, che è appunto il singolo indirizzo web corrispondente al singolo post, e la syndication, che è la possibilità di replica dei contenuti.
Quando praticamente il blog e più in generale i contenuti user generated, ovvero generati dagli utenti della rete, hanno dato vita a quella che viene chiamata era della rivoluzione del web 2.0. Dal 2003 in avanti, con la punta massima nel 2006, nel momento in cui gli utenti della rete si sono resi conto che non erano soltanto i fruitori finali della comunicazione e dell'informazione globale che si svolgeva su internet, ma erano essi stessi attori di questa informazione globale, è scoppiata un'ondata di forte ottimismo nei confronti della rete, perché nella rete vedevano la possibilità di annullare le differenze tra autore e lettore. Nel web 2.0 sono tutti autori e tutti lettori allo stesso tempo. È nata una sorta di culto del dilettante, ovvero della persona comune che può permettersi di può sentirsi in diritto di scrivere su qualunque argomento al pari di un esperto del settore, perché nel web 2.0, come dicevo prima, non importa più la competenza specifica, ma conta la popolarità. Deriva quindi il concetto, viene fuori il concetto di democratizzazione dei media, che viene visto dagli entusiasti del web 2.0 come il massimo punto di arrivo di espressione della società moderna. Tanto che nel 2006 il Time dedica voi utenti della rete, voi che controllate l'era dell'informazione, la copertina di personaggio dell'anno, proprio a valutare il fatto che è diventata di un'importanza incredibile la comunicazione globale su web 2.0. Per contro, rispetto agli entusiasti, vi sono i critici del web 2.0 che vedono che la democratizzazione dei media in realtà può sfociare nella banalizzazione dei media, se fatta male. Questo perché per i critici gli autori e al tempo stesso lettori del web 2.0 sono dei cleptomani intellettuali, gente che ruba informazioni, opinioni, idee altrui e le fa proprie, riscrivendo e rimettendole in rete. Sono dilettanti senza alcuna competenza, pericolosi perché davvero competenza, esperienza e talento. Chiunque, secondo i critici del web 2.0, può permettersi di esprimere un'opinione e di fare informazione, con grave danno soprattutto economico per i media tradizionali. Ma di fatto i blog sono piuttosto un media impreciso, nel senso che più che fare informazione vanno ad aumentare il rumore dell'opinione pubblica. Quale che sia la verità tra entusiasti, tra esaltazione e condanna del web 2.0, in ogni caso il blog si pone come nuova frontiera della comunicazione e la blogosfera comuna un insieme di individui che vogliono comunicare, condividere le proprie esperienze, il proprio sapere, le proprie conoscenze con tutto il popolo di internet, con tutti gli utenti della rete. Esiste una vera e propria filosofia del dono applicata al web 2.0, perché l'autore dona del tempo, dona le sue risorse, dona le sue conoscenze, senza avere nell'immediato un ritorno, poi soprattutto un ritorno economico. Poi di fatto quello che ogni blogger vuole avere è quantomeno un minimo di traffico, di attenzione, insomma di far parlare di sé, quindi non è proprio esatto che si dona senza voler ricevere niente in cambio. Vediamo la blogosfera italiana allora come meno male si può comporre. Innanzitutto esistono dei gruppi di blog che sono già consapevoli di essere categoria a sé. Ad esempio i travel blog hanno acquisito un'importanza incredibile perché sono visti proprio come opinion leader nel settore del turismo, per cui gli operatori turistici li usano e li sfruttano come mediatori con il pubblico di internet che è poi il potenziale cliente della struttura turistica. Quindi esistono proprio categorie di blog che si sono erette a sistema e fanno in qualche modo girare una propria economia. Poi vi sono blog che danno vita a comunità attive e hanno risalto mediatico, come ad esempio i blog giornalistici o politici, e in virtù di questo risalto mediatico godono poi di una popolarità di ritorno, ovvero dal risalto mediatico acquistano ulteriore popolarità in rete. Poi vi sono i blog come hobby, quindi lo spazio personale che ciascuno di noi può aprire su un qualunque argomento che gli sta a cuore o su se stesso. Esistono anche blog come luogo dove fare informazione o formazione. I blog scolastici sono ad esempio in Italia una realtà consolidata fin dal 2006 e i blog scientifici sono anch'essi una categoria. Come si pongono quindi i blog di archeologia in questo quadro? Prima di parlarsi... Sì, abbiamo mostrato le fantastiche tecnologie di cui è preoccupata la scienza. Sì, tanto il bello è diverso. Adesso si dovrebbe leggere. Ok.
Dunque, prima di passare ancora ai blog di archeologia, volevo fare un piccolo focus sui blog scientifici in Italia, perché sono quelli che per affinità e per dibattito sui contenuti, sulle tematiche della comunicazione e dei linguaggi da utilizzare, sono quelli più affini ai blog di archeologia, quindi quelli a cui un blog di archeologia dovrebbe guardare per vedere un attimo a che punto siamo. E mi piace sottolineare che ho reperito in rete due tentativi di network di blog, e li chiamo tentativi perché non esistono più come tali, anche se i blog al loro interno, come alcuni, continuano ad essere attivi. E sono in particolare Agoratory Rhino Valley e Molecular Lab. Si tratta di network interessanti perché dalla loro costituzione emerge che il blog scientifico viene inteso come strumento di comunicazione e divulgazione, e il blogger scientifico è un ricercatore che vuole comunicare il suo lavoro a un pubblico aperto anche ai non addetti ai lavori. Quindi viene percepita l'esistenza di un gruppo di blog che è affine per interessi e per finalità e che tende a costituire una categoria a sé, con precisi linguaggi e criteri espositivi nella trattazione degli argomenti. E allora finalmente arriviamo ai blog di archeologia in Italia. Qui c'è la lista dei 50 blog. Innanzitutto, come ho fatto per sceglierli? Molto semplicemente sono andata, ho fatto come avrebbe fatto qualunque utente di internet, sono andata su Google e ho digitato blog archeologia, quindi ho fatto la ricerca per parole chiave, la più semplice possibile. Blog archeologia, poi blog egittologia, blog preistoria, blog medioevo, blog storia romana. Questa ricerca per parole chiave mi ha dato la maggior parte dei risultati, ma non tutti. Quindi sono andata a scartabellarmi i vari blog roll dei singoli blog, quindi sono andata a vedere i blog amici e affini per argomento. Dopodiché ho cercato ancora sugli aggregatori e sui social network, Facebook e Twitter. Per prima cosa ho distinto i 50 blog in alcune macro categorie sulla base della prevalenza di tipologia di post al loro interno. Quindi ho distinto i blog che fanno prevalentemente post di informazione, di divulgazione, di ricerca, di opinione e di fantarcheologia. Quindi cominciamo col blog di informazione, ovvero a prevalenza di post di informazione, sono un buon 69%, quindi in assoluto la stragrande maggioranza. Si distinguono due modalità di informazione, quindi una informazione rivolta a tutto il pubblico di internet, e sono la maggior parte dei blog, e poi un risicato numero, 3 o 4 in tutto, dedicati invece a un pubblico ristretto, e sono in generale i blog di associazioni ristrette piuttosto che di dipartimenti di archeologia, che allora si dedicano in particolare a quel pubblico specifico. Cosa pubblica un blog che fa informazione? Pubblica comunicati stampa, sia creati da se stesso, nel momento in cui il blogger è autopromotore di un'attività, di una sua attività, di un evento particolare, oppure prende comunicati stampa già prodotti da agenzie. In questo caso io consiglio sempre di prendere il comunicato stampa, va bene, ma di ampliarlo, di contestualizzarlo, di circostanziarlo, in modo che il lettore che legge il mio post non legge una copia fatta e finita del comunicato dell'agenzia di stampa, ma ha qualche informazione in più, può approfondire l'argomento, può essere portato eventualmente ad approfondire a sua volta. Poi cosa pubblica? Pubblica recensioni di mostre e musei oppure fatti di cronaca. Poi passiamo ai blog di opinione, che sono un 35%, blog che fanno prevalentemente post di opinione, ciò non vuol dire che ci sono esclusivamente post di opinione, ma contengono magari anche post di informazione, eccetera. Comunque a prevalenza post di opinione. Trattano argomenti con spunti tratti da fatti di cronaca o di malarcheologia, appunto la questione di Tivoli, soprattutto la discarica di Tivoli che ha occupato i giornali pochi giorni fa, ci ha dato parecchio da lavorare. Oppure spunti tratti dal mondo del lavoro, e di nuovo la precarietà nel mondo del lavoro e l'archeologia è un altro tema caldo. Poi spunti tratti da trasmissioni TV e in particolare da riflessioni su come l'archeologia viene trattata dai media tradizionali. E comporta il blog di opinione, a seconda degli argomenti e della passione del blogger, comporta toni accesi, può sfociare nella denuncia o nel dissenso, qualche volta comporta un po' di sensazionalismo, e ho valutato che ogni tanto le notizie che sono riportate non sono sempre precise o circostanziate, ma l'opinionista del caso si lancia sul suo cavallo bianco e dimentica che sta comunque facendo comunicazione prima di tutto.
Abbiamo poi i blog di divulgazione e ricerca, che sono un buon 28%. Il blog è allora uno spazio divulgativo slegato dalle notizie di attualità, oppure la vetrina, secondo se fa ricerca, è la vetrina di ricerche in corso. E quindi abbiamo i blog di fantarcheologia, che sono per fortuna il 6%. 6% perché molti sono i blog di fantarcheologia presenti in rete, ma pochi sono attivi, perché nascono più che altro così dallo spunto di un improvvisato blogger che però poi si annoia e non ha più voglia di andare avanti. Però di fatto aumentano il rumore della disinformazione, delle bufale nel momento in cui si fa ricerca su Google. E infatti li ho inseriti proprio perché nel momento in cui cerco blog archeologia, tra i risultati mi possono uscire anche dei blog di fantarcheologia. E io, pazienza, so distinguere un blog che fa buona informazione da un blog che pubblica delle bufale, ma un utente medio che è a digiuno di archeologia può tranquillamente cascare nella rete e dare credito a fantomatici post su piramidi, UFO, cose. Naturalmente non vi permettete mai di dire che quella è fantarcheologia, perché la migliore risposta sarà ma voi fate parte dell'Accademia, quindi automaticamente sarete squalificati e bollati come persone che appartengono al sistema e nascondono la verità. Quindi fate molta attenzione. Esatto. Quindi i caratteri quali sono? Allora, usano le stesse parole chiave dei contenuti di archeologia e hanno quindi una competitiva indicizzazione su Google, il motivo per cui dobbiamo infatti tenerli d'occhio. I temi poi, sono sempre i soliti: archeoastronomia, archeologia vista come mistero, come avventura, con spunti tratti da Voyager e affini. Passiamo ora, cambiando argomento, ai linguaggi e quindi di riflesso ai contenuti che devono avere o che hanno, insomma, i blog di archeologia. Tenendo presente che il blog non può essere considerato al pari di una rivista scientifica, perché non prevede un meccanismo di peer review, per cui non ha una commissione scientifica che a priori approva, autorizza la pubblicazione di un articolo. Casomai la validazione, nel caso del blog, può avvenire a posteriori. Vediamo quindi i linguaggi che si possono sfruttare, che un blog può sfruttare per fare buona comunicazione. Ora, io ho inserito anche il linguaggio specialistico, in realtà avrei dovuto metterlo tra parentesi, perché il linguaggio specialistico, quindi quello dell'articolo scientifico, per capirci, per un blog che faccia comunicazione a un pubblico quanto più ampio possibile, non è adatto. Però l'ho inserito perché comunque nel momento in cui il blogger, l'archeologo blogger, si mette a scrivere un post di divulgazione per rivolgerlo al pubblico ampio della rete, deve saper mediare dal linguaggio specialistico a un linguaggio adatto a quanta più gente possibile. Per cui per quello comunque il linguaggio specialistico è imprescindibile, anche perché è il linguaggio della ricerca ed è quello che noi dobbiamo trasporre in termini semplici ma non banali per trasmettere il messaggio. Abbiamo poi il linguaggio del comunicato stampa, che nel caso del blogger che crea il comunicato stampa per promuovere una propria attività, un proprio evento, dovrà seguire la regola delle famose 5 domande: chi, dove, cosa, quando e perché, per essere chiaro e preciso. Nel momento in cui invece il comunicato stampa viene riportato da un'agenzia che l'ha già divulgato a sua volta, come dicevo prima, secondo me è fondamentale ampliare la notizia, contestualizzarla, dare al lettore dei dati in più in modo che possa capire di che cosa si sta parlando. Abbiamo poi il linguaggio dell'intervista, che è difficile da realizzare, soprattutto se il blogger è poco popolare, perché presuppone innanzitutto di avere un intervistato e poi presuppone la capacità di saper porre delle domande non banali a un tema che sta a cuore sia all'intervistatore che all'intervistato, dopodiché deve saper tradurre le risposte dell'intervistato di nuovo in un linguaggio che sia accessibile e comprensibile. L'intervista deve avere un filo logico e deve essere fatta secondo appunto i canoni giornalistici, perché questo è molto difficile, se ne trovano poche online. Abbiamo poi il linguaggio del racconto. Ora, il racconto è il format più utilizzato dai blog scientifici e in generale dalla comunicazione scientifica per fare appunto comunicazione scientifica al pubblico di un pubblico di non addetti ai lavori. Di conseguenza, se è valido per i contenuti scientifici, ha maggior ragione per i contenuti archeologici, visto che alla fine il messaggio che deve arrivare qual è? Che la ricerca archeologica permette di scrivere pagine di storia, quindi bisogna appunto essere capaci di creare un racconto che sia appassionato, quantomeno che sia scorrevole e piacevole da leggere, anche perché se il post annoia o non è chiaro o è di difficile comprensione, il lettore molto semplicemente fa click
cambia, ritorna su Google, fa un'altra ricerca, casomai arriva su un posto di fantarcheologia e lì come va, va. Abbiamo poi il linguaggio dell'opinione. L'opinione è lo spazio personale del blogger che decide di commentare una notizia che conosce, un fatto di cronaca, prende spunto, insomma. La cosa fondamentale è che sì, è un'opinione, quindi il linguaggio sarà a maggior ragione colloquiale e casomai se il blogger ne è capace userà l'ironia, l'arma dell'ironia per attirare l'attenzione. Però secondo me non deve trascendere comunque dal fatto che bisogna sempre mettere il lettore in condizione di verificare la notizia che si riporta, anche se si tratta di una notizia poi commentata. Quindi bisogna sempre verificare prima di tutto noi le fonti e mettere il lettore in condizione di risalire a quelle fonti ugualmente, perché in ogni caso, anche se si tratta di un post di opinione, comunque noi stiamo facendo comunicazione archeologica, abbiamo un ruolo da rispettare, un ruolo sociale che è quello di trasmettere un messaggio, quindi non possiamo lanciarci in pericolose cavalcate se poi non teniamo da conto la cosa fondamentale che è appunto la comunicazione di qualcosa. Infine ho inserito i contenuti media come linguaggio, quindi le immagini e i video, ma è inutile che mi dilungo ora sull'importanza delle immagini nella comunicazione archeologica perché abbiamo tutta la giornata davanti per parlarne. E passiamo agli autori. Ora, i blog di archeologia, a differenza dei blog di qualunque argomento, necessitano che l'autore sia dichiarato. Questo perché i blog di archeologia trattano un argomento specifico, settoriale, particolare, per cui è bene che l'autore dichiari un suo profilo più o meno dettagliato, se vuole il curriculum, può comunque usare un nickname, però è importante che dietro al nickname ci sia comunque una dichiarazione di intenti, qualcosa che permetta al lettore di capire che ci si può fidare dei contenuti che stiamo per leggere. Infatti l'identità dichiarata dell'autore determina un maggiore valore di attendibilità, ovvero fiducia da parte del pubblico. Il lettore è più portato a fidarsi, nel caso di un articolo di archeologia, quindi specifico, di un articolo firmato in cui si possa risalire a un autore che dichiara di essere un esperto del settore, piuttosto che di un articolo che invece non è firmato. Vediamo allora negli nostri 50 blog di archeologia come si sono comportati gli autori. C'è solo un caso di autore non individuabile, non fornisce alcuna informazione su di sé, per cui non sappiamo se è un esperto, se è uno che copia semplicemente da un libro, se non si sa nulla, quindi io personalmente non riesco a dargli credito. Abbiamo però tutti gli altri che per fortuna sono firmati in qualche modo. Abbiamo 15 blog appartenenti a istituzioni, enti, associazioni. Il profilo dell'autore è curato perché il blog è organo ufficiale di comunicazione. Poi abbiamo 13 blog appartenenti a singoli archeologi o professionisti a vario titolo nel ramo dell'archeologia e dei beni culturali. Il loro profilo è curato, anche se vogliono col curriculum. Possono usare il nickname, ma l'importante è che dichiarino appunto che cosa vogliono con il blog, cosa vogliono fare. Poi abbiamo 3 blog di studenti di archeologia che dichiarano nel loro blog di essere per appunto studenti. Abbiamo 8 blog di appassionati di archeologia che non curano sempre il loro profilo, non gli interessa particolarmente, mentre i 2 appassionati di archeomisteri lo curano e come? Perché vogliono avere credibilità, vogliono ottenere credibilità nel momento in cui un lettore va sul loro blog. Poi abbiamo 4 blog che trattano di qualunque argomento, di conseguenza non è necessario che il loro profilo sia curato, tanto l'archeologia è un argomento tra i tanti. E poi abbiamo il caso dell'autore collettivo o multiautore. Abbiamo un caso di autore eterogeneo, in cui praticamente il gestore del blog chiama a collaborare collaboratori esterni o anche i lettori, chiamati a fornire comunicati stampa, notizie, recensioni, sempre di argomenti archeologici. E abbiamo poi 3 casi di multiautore omogeneo, in cui sono 2 o più esperti del settore che seguono una linea comune nell'impostazione e nei contenuti del blog. E questa è un po' la torta in cui vediamo le proporzioni degli autori di blog. Passiamo allora al pubblico.
Allora, innanzitutto alcuni dati di carattere generale che però possono servirci nello specifico. Allora, su 25,5 milioni di utenti abituali della rete, 5,9 milioni, quindi una discreta fetta, sono lettori abituali di blog di attualità. Come funziona l'apprendimento delle notizie? L'apprendimento della notizia di attualità viene appresa dal lettore attraverso ancora i media tradizionali. Dopodiché il lettore cerca l'approfondimento in rete. È per questo che io insisto sul fatto che gli stessi comunicati stampa devono essere approfonditi, devono apportare qualche notizia in più rispetto al mero comunicato stampa passato dall'agenzia. Perché al lettore non interessa vedere una copia sempre uguale dello stesso articolo, vuole vedere qualcosa di più, cerca un approfondimento, vuole capire se gli interessa davvero. Anche perché poi l'approfondimento, se lo ritrova e lo ritiene davvero interessante, lo ritrasmette attraverso i social network, quindi gli dà visibilità e di conseguenza popolarità. Vediamo come si possono distinguere, in quale categorie si possono distinguere il pubblico dei blog di archeologia. Abbiamo il lettore casuale che fa una ricerca a caso su Google di parole chiave che interessano lui e Google nei vari risultati che gli dà per caso anche il nostro blog. Lui clicca, apre, vede che il nostro blog in realtà non gli interessa e cambia canale, ritorna su Google. Quindi la sua visita in generale dura 2 secondi o poco più. Abbiamo poi l'appassionato che sta cercando effettivamente la notizia di archeologia. Capita, Google gli consiglia il nostro post, lo legge, gli interessa e continua la navigazione sul nostro blog a leggere altri eventuali articoli. Poi abbiamo l'esperto del settore che a differenza dell'appassionato sa già quali sono i siti che può scartare, quindi rispetto all'appassionato perde meno tempo nel momento in cui fa la ricerca su Google perché scarta già i siti o i blog che gli farebbero perdere tempo in navigazioni inutili. Abbiamo poi il lettore fisso, che è un po' un nostro cliente affezionato, ci tiene a farci sapere che ci segue, commentando spesso e volentieri, qualche volta anche a sproposito, proprio per il gusto di dire guarda ci sono, ti leggo con attenzione. E a sua volta è spesso un blogger. Poi abbiamo il blogger, che trova il nostro blog peregrinando in rete a caccia di ispirazione per qualche suo post. Lascia un commento su un post a caso da noi con il solo scopo di inserire il link per sperare che lo rilinchiamo a nostra volta o lo commentiamo a nostra volta. E infine abbiamo il blogger di archeologia, che è un collega, ci viene a visitare, viene a leggere i nostri contenuti e se li trova interessanti gli dà la massima visibilità ritrasmettendoli sui social network. Ancora qualche considerazione di carattere generale sul pubblico che però è bene tenere presente. Innanzitutto il concetto di abilitazione cognitiva, espresso da Antinucci nell'Algoritmo al potere del 2009. Allora, in rete chi più sa, più saprà, e chi meno sa, meno saprà. Questo in soldoni vuol dire che nel caso dei blog di archeologia, il lettore che già sa, ha qualche cognizione, qualche competenza, qualche conoscenza, riesce a trovare nel momento in cui cerca su Google determinate parole chiave, riesce a capire quali sono i siti che gli possono interessare e li riesce a distinguere da quelli che gli procurano delle bufale. Di conseguenza trova l'articolo che gli interessa e in questo modo ottiene informazione, quindi accresce la sua conoscenza, la sua informazione. Al contrario, chi non ha competenze, non ha conoscenze, è digiuno di archeologia, ma deve fare una ricerca in questo senso, rischia di trovarsi disorientato di fronte alla mole infinita di risultati che Google gli dà, col rischio di prendere una via sbagliata, di capitare di nuovo su un blog di fantarcheologia e di bersi la bufala di turno che beve, che legge. In questo caso allora ottiene disinformazione e quindi in questo senso meno sa. Per questo bisogna curare il rapporto tra autore e lettore che passi per il contenuto, quindi come dicevo prima l'autore deve dichiarare se stesso i propri intenti, i contenuti devono essere in un linguaggio accessibile, comprensibile e scritti in modo scorrevole, in modo che il lettore possa capire di che cosa si tratta e in questo modo ottiene fiducia per l'appunto dal lettore. Poi è importante che i blogger comunque analizzino almeno periodicamente le statistiche dei propri blog per conoscere meglio il proprio pubblico e se vogliono eventualmente possono correggere il tiro per determinate cose o continuare sulla loro strada se vedono che i risultati sono quelli che effettivamente volevano. Vado a concludere. Allora, il blog è a mio parere e
non solo mio, un potenziale spazio da cui poter fare comunicazione archeologica di buon livello verso un pubblico amplissimo. Occorre però fare alcune cose perché in questo momento io non vedo ad esempio una categoria di blog di archeologia molto forte in Italia. E infatti prima di tutto vi occorre prendere consapevolezza dei blog di archeologia come categoria a sé, sul modello dei travel blog che vi facevo vedere all'inizio. E come già avviene per esempio in ambiente anglosassone, almeno la percezione che si ha dell'ambiente, o almeno che io ho dell'ambiente anglosassone, è quello di una categoria di blog consapevole del proprio ruolo, che dibatte su temi di comunicazione, del ruolo dell'archeologia nella società, dell'utilizzo di internet e del blog come mezzo di comunicazione efficace. Invece l'idea che mi sono fatta analizzando appunto questi 50 blog in generale, documentandomi sull'argomento, in Italia i blog di archeologia sono più delle isole sparse nel mare della blogosfera italiana che comunicano raramente, poco e male, e quindi c'è ancora molto lavoro da fare in questo senso. I blog di archeologia, a mio parere, dovrebbero invece imporsi come gruppo consapevole in grado di fare buona comunicazione, diventando parte attiva e significativa della blogosfera e nonché punto di riferimento per i lettori. Il problema è che per fare questo devono ottenere più popolarità. E invece uno studio pubblicato su Wired di dicembre 2011 e condotto sulla blogosfera italiana del 2011 non dà segnali positivi. Praticamente è stata condotta un'indagine a partire dai blog più influenti della rete a vedere la maglia, la rete di rimandi, quindi di link, quanto si spande per comprendere tutta la blogosfera italiana. Sono emersi 1198 blog, ma di questi 1198 blog c'è solo un blog di archeologia di quelli che ho analizzato io, che è il blog del Fatto Storico. Gli altri non esistono per questo studio. Quindi c'è ancora molto da lavorare per diventare un pochino più popolari. Poi sarebbe bello, a mio parere, far parlare di sé, i blog dovrebbero far parlare di sé anche all'esterno della rete, per godere di quella popolarità di ritorno che dicevo anche prima a proposito dei blog giornalistici. E mi piace citare il caso del blog di Indirizzi Visuali, che è stato oggetto di un articolo apparso su una rivista locale a tiratura limitata del Ponente Ligure, però significativo perché nell'articolo si parla appunto di giovani archeologi che usano il web, in particolare il blog, per fare comunicazione archeologica. E infine, quindi concludo, la mia aspirazione è che si possa parlare più prima che poi di una vera e propria community archeologica, proprio sul modello anglosassone che già sta funzionando e che quindi vedo che si può fare. E questo è quanto, ho qui un po' di bibliografia, se ho tempo la spiego. Vado, perfetto. Allora, ho indicato alcuni testi in bibliografia e in sitografia proprio per approfondire le tematiche che ho trattato fino qui e anche per giustificare il fatto di questo argomento, perché ai più sembra sempre molto frivolo. Quando dico parlo di archeologia e blog mi guardano una faccia un po' stranita. E dunque ho inserito dei titoli riguardanti principalmente la teoria critica del web 2.0. Si tratta di Andrew Keen, dilettanti.com, Gert Loving, Zero Comments, per quanto riguarda il panorama internazionale, e Fabio Mettitieri, Il grande inganno del web 2.0. Loro appartengono alla corrente critica del web 2.0. Mentre invece a favore, tra gli entusiasti della rete, si inserisce senz'altro Maestrello, una parte abitata della rete. Poi ho voluto citare questi due testi di Bianucci, Te lo dico con parole tue, e Carrada, Comunicare la scienza, perché sono due testi che parlano proprio del linguaggio della comunicazione scientifica e che contengono degli spunti utili anche per fare comunicazione archeologica, naturalmente. E infine ho citato questi due articoli della Gormandi su archeologia e calcolatori del 2004 e del 2009, perché anche se non nominano nello specifico i blog, comunque ribadisce l'importanza di utilizzare internet per fare comunicazione archeologica. Poi invece per la sitografia ho dato proprio degli input riguardo i primi tre, proprio il mestiere di blogger, e qui c'è il link per al Vademecum del 2005 che vi dicevo all'inizio. Poi ho dato i link per le due indagini statistiche condotte sulla blogosfera italiana, l'una, questa qui, quella apparsa su Wired che vi dicevo ora da ultimo, e poi quest'altra condotta per Liquida sull'analisi dell'evoluzione dell'informazione online in Italia.
Quindi i due link relativi ai due network di blog, Agoratorino Valley e Molecular Lab, di blog, network di blog scientifici, e un minimo di dibattito sui linguaggi della comunicazione scientifica, l'utilizzo del blog scientifico come mezzo di comunicazione per un pubblico di non addetti ai lavori, da tenere presente perché appunto le tematiche sono quelle che poi riguardano anche noi. Poi ancora tre link, tre spunti sull'esistenza di una blogosfera archeologica anglosassone che è elevata a sistema, che fa proprio categoria a sé e che discute sui temi della comunicazione, si interroga sul ruolo del blog come mezzo di comunicazione, se è efficace o meno. E infine ho voluto citare quest'ultimo articolo dedicato alla pseudoarcheologia, apparso recentemente su un online journal in Public Archaeology, perché dice una cosa a mio parere fondamentale, ovvero che per fare buona comunicazione archeologica non ci si può fare nulla, ma è l'archeologo stesso che deve occuparsi della comunicazione in prima persona per il pubblico. Solo così, attraverso il messaggio diretto, la comunicazione può essere efficace e può arrivare corretta. E infine questa è la sitografia, i 50 blog che ho analizzato.